Allora, ringraziamo moltissimo Simone Moro per averci onorato della sua presenza nell'occasione dell'inaugurazione di questa bella barca vichinga che è ritornata ad adornare la nostra città. È un bellissimo esempio di collaborazione fra pubblico e privato e noi ringraziamo la famiglia Mazzucchi perché ha arricchito la nostra città per ben 40 anni con questa scultura che rappresenta l'avventura. Una barca vichinga non può che avere in sé questo aspetto dell'avventura, del coraggio, dell'intraprendenza e quindi diciamo sono tutti valori che il nostro grandissimo Simone Moro rappresenta e noi lo ringraziamo per aver dato un maggior valore a questa inaugurazione. La barca è ritornata nella nostra città, è stata restaurata e cedo la parola a questo grandissimo sportivo che è sicuramente un esempio di coraggio, intraprendenza e avventura. Sì, dell'avventura ho fatto il mio quotidiano, quindi ho accettato volentieri l'invito dell'amico Mazzucchi, con il quale è nata anche una piccola collaborazione nell'utilizzo dei suoi prodotti, chiamiamoli aeronautici, legati all'abbigliamento per alcune delle persone che fanno parte del mio staff della ditta di elicotteri. Qui sono venuto però più per amicizia e per il simbolo che rappresenta questa barca, per esplorare e fare avventura non c'è bisogno di andare per forza negli angoli più lontani del pianeta. Io sono partito dalle montagne di casa mia, che sono le dirimpettaie alle montagne vostre, visto che le Orobie sono lo spartiacque tra la provincia di Bergamo e quella di Sondrio e non solo, ma in questo caso veramente io tutte le volte, anche oggi per venire di qua, siccome sono venuto in volo, ho scavalcato solo la linea di confine rappresentata da queste montagne. Esplorare anche l'ambizione di persone che magari non lo fanno fisicamente in senso nello spostarsi nello spazio, ma lo fanno nell'ambito della medicina, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia. Esplorare non vuol dire cacciarsi nei guai, vuol dire essere curiosi e vuol dire mettere questa curiosità tante volte non solo al servizio proprio ma al servizio della comunità. Quindi io dicevo, ho pensato che magari anche la mia presenza qui, seppur sono dentro una città, io vengo da una città, neanche da un paese, io sono nato a Bergamo, quindi sono un volgarissimo cittadino nel mondo dell'alpinismo e della montagna. Se vieni dalla città non è che ti guardano proprio come la persona predestinata, però questa è la prova provata che è il fuoco che c'hai dentro che conta e non tanto il luogo in cui sei nato. Quindi io vi ringrazio dell'invito e adesso andiamo a vederci all'interno il negozio di Stefano Mazzucchi.